Gli episodi contestati sono pochi, i carabinieri non escludono però che i colpi messi a segno siano stati molti di più, mai denunciati probabilmente. Nessun collegamento tra loro, unico comune denominatore la spregiudicatezza dei protagonisti e forse la consapevolezza di essere impuniti. Due rapine, una a Bisceglie e l'altra a Molfetta, in entrambe le vittime sono signore anziane indifese, vive per miracolo. La prima ha 84 anni, un ragazzino neanche maggiorenne, le ha quasi strappato un orecchio per impossessarsi degli orecchini d'oro. Alla scena ha assistito un passante che ha chiamato il 112 e i militari sono riusciti a rintracciare un 14enne ancora con la refurtiva in tasca. Dovrà rispondere di rapina aggravata e lesioni. Stessa accusa per Tommaso De Bari, 24 anni, secondo i carabinieri protagonista a Molfetta di un altro episodio definito non meno inquietante, addirittura più grave se si considera l'età della donna rapinata della fede che aveva al dito. È accaduto nel mese di ottobre, una vecchietta di 102 anni era sull'uscio della porta di casa quando si è vista piombare addosso il ragazzino che non ha esitato a strapparle l'anello dalla mano sinistra facendola cadere a terra. La testimonianza di un passante è stata decisiva per l'identificazione del giovane, ora agli arresti domiciliari. Le indagini coordinate dal magistrato della procura di Trani Simora Merra proseguono. Non si esclude che in zona possa operare una vera e propria banda specializzata in questo tipo di colpi.